In questa puntata parliamo del concetto di autodeterminazione. Abbiamo già parlato del concetto di responsabilità, del concetto di scelta, la libertà, l'empowerment e quindi anche il concetto di resilienza, eccetera. Oggi veniamo un po' all'ultimo concetto, che è il concetto appunto dell'autodeterminazione. Io sono Marisela Del Valle, sono una pedagogista e un'educatrice. Iniziamo allora con il concetto, con l'ultimo concetto appunto di autodeterminazione. L'autodeterminazione è strettamente legata alla responsabilità. L'autodeterminazione permette appunto di aver sviluppato tutte le capacità che abbiamo detto fino ad ora, quindi la scelta, la libertà, l'empowerment, la resilienza e quindi tutte queste capacità appunto di affrontare rischi e difficoltà, di scegliere, di responsabilizzarsi, quindi di muoversi, di gestirsi e di organizzare la propria vita, si determina poi l'autodeterminazione, quindi poi l'applicare, l'affrontare, il sapere quindi muoversi nel contesto della nostra società. E sviluppare quindi questa competenza che comprende appunto tutto il resto ed è una competenza fondamentale soprattutto che lavora con gli utenti, quindi chi è educatore, ma anche chi è assistente sociale, chi è uno psicologo, chi lavora appunto all'interno dei servizi sociali, ha come obiettivo fondamentale. Ovviamente tutti questi concetti e soprattutto anche questo non è che si sviluppano da un giorno all'altro o comunque in poco tempo. È necessario un percorso detto progetto educativo, quindi una sorta di comunque di lavoro, di dialogo, di progettualità, quindi autonomia per raggiungere questo aspetto. Non è diciamo una abilità e anche le altre non sono delle abilità che si acquisiscono in poco tempo. L'autodeterminazione, la capacità di autodeterminarsi permette anche di aumentare anche le competenze che dicevamo prima, di aumentarle, di migliorarsi, di modificarle anche, quindi saper cogliere quelle situazioni che magari che possiamo incontrare, che possono essere spiacevoli, quindi sapere prima, conoscerle prima, avere quindi appunto una conoscenza superiore, una maggior consapevolezza, una maggiore quindi capacità appunto di affrontare poi appunto la nostra vita, sia lavorativa, relazionale, sociale. Queste abilità, soprattutto in particolare, sappiamo benissimo, soprattutto mi rivolgo a chi è professionista e lavora all'interno dei servizi sociali, sta vedendo che si è veramente sta un po' perdendo, nel senso che comunque veramente c'è, se vediamo anche non solo anche nei servizi, ma anche a livello comunque della nostra vita quotidiana, quando vediamo delle famiglie, quando vediamo dei bambini, soprattutto anche nella fase adolescenziale, ma anche prima, lo sviluppo pian piano di questa competenza e come anche delle competenze precedenti, non viene attuata ed è una forte mancanza dal punto di vista genitoriale, della funzione genitoriale di chi appunto è genitore. E di più, quindi si prende cura dei nostri figli e quindi poi, mancando questa competenza, si manca poi anche al figlio stesso, che poi è tutto un circolo. E quindi è per questo che intendevo appunto il fatto che questa appunto, competenza non è si sta via un po' perdendo. È necessario quindi acquisirla, è necessario diciamo allenarlo, meglio riattivarla di nuovo. E questo è un po' il mio auspicio nel futuro, nel mio auspicio poi già nel mondo dei servizi. Spero che questo video vi sia stato utile e
io vi rimando, vi ricordo questo su tutte le altre appunto video precedenti. Io vi ringrazio e al prossimo video.